ho visto un qualcosa. Ma che cacchio? Ho visto che c'era sto robo. E poi ho visto dei nemici. Ho detto, boh. Sembra che possiamo attraccarci. Ti ho aggiunto l'isola sulla carta. Ma che cacchio è un DS? Ma è un DS spiaggiato? Tocca andare a vederlo. Raga, quello è un DS. Chi è che mi attacca? Che palle sti cacchi di squali? Vai via, vai. Aria. Ma è un DS. Fuck. Un DS gigante. Ma guarda. Oh mio Dio. Ma è bellissimo. Ma perché poi? Ma fa lo stesso, non mi interessa il perché. Ci sono i Goron. Corri di qua, corri di là. Non so neanche dove cominciare, Roccia. Ah, non lo so neanche io. Siamo così impegnati che non c'è tempo da perdere per aiutare mio padre. Girova Goron, 50 rupie a giro. Cos'è sta roba? È un altro minigioco. Uscita in alto a destra, prepara la pala. Ce l'ho. Benvenuti al gioco più in auge. Auge? Del momento, sì, più in voga. Proprio il Girova Goron. Sempre 50 rupie. Ah, sì. Vai a spiegare le regole, sono facili, facili. Ci sono tanti cristalli sparsi lungo il percorso roccia. Il percorso roccia. Spaccali tutti, l'ultimo tratto per raggiungere. Spaccali tutti e l'ultimo tratto per raggiungere il traguardo si aprirà. Pensa velocemente, soprattutto pensa come farebbe un Goron e vincerai. Hai capito? Ti presento un caro amico del Girova Goron. Sarà lui a raggiungere il traguardo per te. Oddio. Forza, roccia. Ma è cosa? Sono l'unica e vera stella del Girova Goron. Sono il famoso Gon Goron. Ah, è stato assunto qua. Che ci fai qui, roccia Lanulf Goron? Ci stiamo chiedendo la stessa cosa. Lavoro qui part-time per tirare qualche. Per tirare qualche rupia. Faremo un buon tempo. Boh, va bene, ok. Finora il tempo migliore è stato 35 secondi. Bene, andiamo. What the fuck? Ah, io sto guidando lui comunque. Cioè, devo spaccare tutti sti cristalli. Piano. Devo spaccare tutti i cristalli per aprire il coso finale. E ci devo mettere 35 secondi? Meno di 35 secondi? Si è schiantato. Un attimo. Come faccio a sapere quanti me ne mancano? Là sopra, 10? 9? Sì. Ne ho già messi 41, ma vabbè. Credo di battere quello. Sì, ma lui sprinta quando fa il coso. 47, 48. Le mortacci. Ma le mortacci. Ma fammi recuperare un po' di rupi. Ci ho messo 55 secondi. Buono. Non è un buon tempo. Ad ogni modo apri uno di questi schermi e prenditi il premio di consolazione. Addio, ho fatto 50 rupie spese. Boh. Vuoi giocare ancora? Sì, perché voglio vedere se. Cioè. Cosa mi dai con 35 secondi? Non avevo neanche capito che dovevo usare Gongoron. Dai, bello, devi volare. Devi volare piccolo, devi volare piccolo. 32 secondi. Va bene. Oh, ma c'è un problema perché lui sprinta. E quello è il fatto. Ritira pure il premio da sballo contenuto in uno di questi scrigni. Spero. Ok. Porta radiomine. Portabombe, sì, portabombe delle mine, quelle. Vuoi tentare di nuovo? Non, non, no. Basta. Non so se mi danno altro. Però no. Come faccio a uscire di qui? Please. Fatemi andare via. Non è che sia. Vabbè. Mi gioco un po' così, eh. Colpito qualcosa con la pala. Un alveare? Fuck off. Ci sono pure loro? Una tana di serpenti. Link! E che cacchio? Non usa la roba. Cioè io capisco tutto, ma devi usarle? Ce l'hai? Ci sono tutte ste tane.
Non è che c'è qualcosa di nascosto? Ancora un alveare. No, non so se sono tutti nemici. Si sa mai. Beh, qualcosa. Io le apro tutte. Sapete che a me non me ne frega niente. Io apro tutto. Ok. Non si sa mai, raga. Devi tirarla su quella. Ah, no. Mi sa che non puoi. Permesso. Metti caso esce qualcosa. No, beh, forse dagli scavi normali no, eh. Però da questi qua. Tana di serpenti, va bene. Non è un problema. No, più che altro mi sono fatto un po' di rupi lì con i cosi Goron. Poi posso scendere, sì. Oh! Salve! Aspetta, aspetta, aspetta. Quelli tocca ammazzarli. Dai. No, raga. No, non mi venite a dire che sono gli Inox. Vi ricordate il Link's Awakening? No, scusa, era in A Link to the Past. A Link to the Past, che c'erano loro con un occhio e tiravano le bombe. E mi avete detto, guarda che quelli sono gli Inox. No. No, non ha senso. Ok. Qua tocca che mi davano qualcosa, perché sennò. Che ci sono venuto a fare? Va bene. Non so quante ne abbiamo. Ora non puoi usare la prima conserva. Non so. Ok. Non credo che ne abbiamo 10. Anche perché se non sbaglio, quello che si avvicina di più erano quelle rosse. Dato che comunque le avevamo già dall'inizio. Quindi per ora possiamo fregarcene. E continuare a collezionarle. Qua c'è qualcos'altro, mi sa. A parte tipo alveari. Tana di serpenti varie, sì. Buono. Cacchio, buono, buono, buono. Qua c'erano 300 rupie. Cioè c'era una da 200 e una da 100. E un alveare che vabbè fa lo stesso. Ste robine qua non mi servono. Ciao. Te non sei di qua. Si dice che ci sia qualcosa sotto il pulsante menu dello schermo inferiore. Il menu è a destra. Giusto? Il menu dovrebbe essere qua? No, qua c'è la pulsantiera. Il menu è qua. Credo. Era sotto lo schermo il menu? Antiche reliquie ritrovate. Il pulsante menu. Ma aspetta. Allora, intanto è da capire un attimo una cosa. Non è il DS Lite questo? Questo mi sa che è il DS, quello il primo, quello proprio grosso, perché c'ha quelle due tacche centrali che collegavano i due schermi, che me le ricordo. Perché il light è una barra unica, perché sennò lo start è da un'altra parte. E non so se è il menu. Ma a parte che dovrebbe essere tipo qua. Oddio, mi è venuto in mente un'altra cosa. Fermi. Fermi, fermi, fermi. Forse intende il menu quello. Oh. Oh! Mi sa che intende il menu proprio del gioco. Ma non puoi usare. Sì, va bene, va bene. Perché c'è il menu in basso a sinistra del touchscreen. Ecco perché. Maledetti. Mi sa che ho scavato un po'. Ho fatto un po' di buchi. Che poi non li vedete neanche, li vedete se mi muovo. Vabbè. Vabbè, dai. Può capitare. Posto, non c'è nient'altro qua. Cioè, credo di aver esplorato tutto. Maybe. Anche questa era un'isola per farmare roba con qualche minigioco. Va bene, ok, non è nulla di importante. La ciccia, io lo so che è là, in quell'isola, con quel cerchio bianco di fianco, tutto attorno. Oh, eccola lì. Eccola, aspetta un attimo, te levati intanto. Allora, fermi tutti. Ma aspetta, questo è Terry?
Questo non è Terry. Che è questo? Sembrava Terry. Oh. Oh cacchio, ho sparato un piccione. Fermi un attimo. Ci passo attraverso. Vuoi salire a bordo del battello? Non è il primo che incontro. What the fuck? Questi... Raga, questi sono quelli che guardavano i calamari? Che strano, improvvisamente non vedo niente. Oh, sono quelli con l'occhio viola. Come sono stato sgarbato, sono un membro della truppa Ho-Ho. Che non è il Pokémon. Sì, proprio così. Sono giunto dal paese frontiera attraverso l'oceano a caccia di tesori. Alcuni oggetti sono un tesoro per la gente di frontiera e li comprerò da te. Li pagherò molto di più di qualsiasi altra bottega nei dintorni. No, ma loro sono quelli che guardavano, tipo, che mi dicevano, guarda là che c'è uno stormo di gabbiani, voleva dire che c'era un calamaco gigante. Non sono i calamachi poi, vabbè, mi è caduta quella cosa qui da qualche parte. Quella cosa è veramente difficile da vedere a occhio nudo. Sai che ti è caduto? A parte cosa stanno guardando. No, ma figata. Non ho capito cosa gli è caduto. Ma... ok. Però non è l'unico. Perché ce n'erano altri di quei battelli in giro. Ma fammi vedere che qua mi sa che c'è un attimo un problemino tecnico. È il ghiaccio. C'è troppo ghiaccio, qui non possiamo attraccare, Landolf. Ma mi viene una brillantissima idea, vedrai. Tracciamo una rotta attorno all'isola ghiacciata e mentre le giriamo attorno spariamo. Tante cannonate, distruggeremo tutto il ghiaccio. Ok. Tiè. Se si può fare. Pensavo magari potesse essere tipo una... Faccio il doppio giro, in caso ci fermiamo. Potesse essere tipo un'isola stile... come si chiama? Quella di Wind Waker, quella ghiacciata che praticamente aveva... Aspetta un attimo, ok. Ottimo. Sì, pare funzionare. Ok. Ho visto un nemico, non mi interessa, perché tanto per appunto abbiamo, abbiamo due giri da fare, ma... tipo l'isola ghiacciata di Wind Waker con le cose infiammate le rompevi. Questi non mi devo rompere però, C'è anche il vostro amico rosso che mi dà la rupia da 20 e accetto volentieri. Tra l'altro basta un colpo o ne serve un di più? Ma te ne vai! Là si vede cosa hai rotto e cosa no. Ok. Con calma. Quanti colpi servono? Ecco, tipo quelli lì rossi. Quelli rossi li ammazza. Cacchio, scherzi? 20 rupie. Voglio. Sto povero, sto. Vai, vai, butta giù. Molto più facile del previsto. Aspetta, facciamo una cosa, dato che là abbiamo già rotto. Facciamo sto pezzo qua. Vabbè, quelli attaccatemi pure, tanto chi se ne frega. Tanto io mo attracco. E ci pensa poi Lineback, vero Lineback? Che ci pensi tu? Buono. Siamo liberati del ghiaccio, l'abbiamo affondato tutto. Chissà chi o cosa ci sarà a darci il benvenuto su quest'isola. Sto scoppiando la curiosità, iniziamo l'esplorazione. Non sta parlando Lineback, vero? Non penso che siano frasi da Lineback. Isola gelida. Credo siano più frasi da... da Sciela. Qualcosa mi dice che possa essere così. Ok. Penso di aver trovato il prossimo dungeon.
Bene, bambolo, mi chiedevo come potesse essere camminare su un grosso pezzo di ghiaccio. E ora lo so, è veramente congelante. Non è neanche attraccato. Cioè, è proprio ancora lì sul puntile. Questi li ho già visti io. E ciù. L'unica cosa che mi riscalda è l'idea del tesoro che mi aspetta. Questi li ho già visti, raga. Siete venuti da là fuori? Fuori dal ghiaccio? Non c'è più il ghiaccio. Che cosa? La prima volta che vedi un Eskimù? Sì? No? Però sì? Vuoi starci a guardare tutto il giorno o sai anche parlare? Cosa? Vuoi sapere dove sono i metalli puri? Come faccio a saperlo io? Devi chiederlo al capo dell'isola, io non ne ho idea. Ma dai! Ma questi sono nuovi! Non so perché l'ho già visto da qualche parte. Cioè, magari bazzicando in giro comunque li trovi, ma non li ho mai visti nei giochi. Voglio che questo rimanga tra di noi. Ho un piccolo dilemma, sai cosa voglio dire? Non ho avuto a che fare con qualcosa del genere per un decennio. Vuoi sapere cosa è successo? Non posso dirtelo. Credi che la mia lingua si sciolga come neve al sole? Dovrei chiedere al capo dell'isola. Sì, parlo col capo dell'isola, che faccio prima a sto punto, no? Devo mettermi a parlare con questi disgraziati. Praticamente tutti uguali. Geloranghi che vivono nelle piane ghiacciate adesso sono bestie feroci. Al solo pensiero mi si gela la testa e non riesco a parlarne. Cacchio, raga, ma questa è una... È una tribù nuova. Casa di un Eschimo più o meno intelligente. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma poverino. Nessuno credeva che la competizione fra Eschimo e Geloranghi fosse positiva. Così noi Eschimo e quei Geloranghi pelosi ci siamo incontrati 100 anni fa. E abbiamo firmato il trattato di pace. Se era giusto? Sì, era giusto. Si tratta di un trattato di pace, sai, la pace è come... La pace è come un pezzo di torta gelato. Profondo. Profondo, sto ragazzo. Casi di un Eskimo più o meno sensibile. Ma che cacchio di villaggio è? Hai sentito le novità? Uno di quei geloranghi pelosi si è intrufolato qui. Sì? Cosa vuoi dire? Cosa lo sai? Ma allora tu sei un gelorango travestito da uno di noi? Peccato! Sei un gelorango? Veramente? Stai scherzando? Stunnato! Io, raga, non... diciamo che non dico niente. No, nel ghiaccio, Link, ma porca vacca. Sono uscito dalla casa di uno stupido, difatti, cosa vuoi che mi succeda? Metallo puro, l'azzurino? Perché fai proprio una domanda a me, una domanda così importante? Perché non volevo parlarti di quello, volevo parlarti semplicemente. Scusa, non lo faccio più. Mamma mia. No, seriamente, non puoi parlare neanche. Immagino che il metallo puro e l'azzurino un tempo fosse nostro, ma i geloranghi sono venuti da est a prendercelo e siamo rimasti senza. Deve essere successo secoli fa. Il nonno ce lo raccontava sempre quando ci sedevamo tutti intorno al braciere. Ah, quindi tipo hanno fatto il trattato di pace, gli hanno dato l'azzurino e loro non rompevano. Eskimo e Geloranghi siamo rivali da non so neanche più quanto tempo. Sarò onesto con te, non ho neppure idea di come sia cominciata. Va bene, grazie per la tua confessione. Casa del capo, ho finalmente qualcuno magari con cui parlare. Qualcuno di un po' forse sveglio. Cerchi la casa del capo? Sì? Senti un'idea, perché invece di chiedere a me non vai a leggere le insegne nei dintorni? Stai calmo, eh? Un po' con più... Eh? Stai calmo. Va bene. Ma stai calmo. Come facciamo a non congelarci in un posto così? Devi temperare il fisico, ragazzi. Metterci sopra un bello strato di grasso. E ciù. No, niente, non ce l'ha fatta. Cioè, sono tipo dei... Boh. Gli Eskimu sono eschimesi emu? Ma gli emu sono degli uccelli, tipo, no? Credo. Sì, gli emu non sono quegli uccelli, no? Sì? Boh. Ah, questa è un'altra che non mi farà passare. Molto bene. Parlo con un po' di gente. C'è un intero gruppo di geloranghi che vanno nella piana Grangelo. Se sono pericolosi, guarda, è meglio se non ti rispondo. Guarda, hai detto già troppe parole rispetto a...
tre quarti del villaggio. Salta su quel piolo lassù. Ho dei pioli, perché cosa ti fanno? Provaci. Bello. Ti ho visto saltare. Ero tanto sbalordito che mi stavano quasi per cadere le corna. Hai dato il meglio di te. Ecco, questo è un premio? Va bene, una tribù veramente molto sveglia. Proprietà di Eskimo. Va bene, non. Casa di frescolo. Fioccolo. Qua, raga, mi sa che troviamo il rampino. Non vorrei dire niente, ma mi sa che qua. Lo sapevo, lo sapevo. Era troppo strano come cosa. Nice. Mi sa che qua troviamo quel rampino lì. Fammi vedere, posso entrare? Sì. Cosa vuoi? Non ho niente. Ascolta, facciamo che vado a parlare col capo. Che qua tra un po' faccio un disastro. Brucio tutto. Li brucio tutti, raga, non mi interessa. Fammi parlare col capo che magari mi dice qualcosa di interessante. Se riesci anche a salire, Link, grazie. Gentile. Tanto sarà tipo un test come quello dei Goron. O almeno. No, lui l'ho già visto, raga, l'ho già visto, sì. Sono il capo dell'isola Gelida. Hai un nome, Serino Verde? L'Anulfollo? Allora l'Anulfollo. Ultimamente la mia tribù. Non è proprio l'Anulfollo. Ha avuto questi guai. Speravo che te ne saresti occupato tu per noi. Ti chiami Lanulf? Ne sei proprio certo? Va bene, ti chiami così. E vuoi sapere dell'Azzurino, giusto? Una zampa lava l'altra, si dice così, no? Va bene. Questo discorso potrebbe andare per le lunghe, quindi mettiti comodo. Noi Eskimo abbiamo un nemico su quest'isola, i Geloranghi. Fra i nostri antenati correva sangue cattivo. Così 100 anni fa abbiamo firmato un trattato. Gli Eskimo vivono ad ovest e quei pelosi Geloranghi a est, nella piana Grangelo. Ok, dall'altra parte del tunnel. C'era stato un accordo, ma ora un gelorango si è intrufolato qui e ha preso un abitante del mio villaggio. Ora si spaccia per lui vivendo qui con noi. Fa la bella vita qui. Ora veniamo al dunque, ho bisogno di una cosa da te. Trova il gelorango che si spaccia per uno del villaggio e mandalo via di qui. Hai capito? Ok. Vai nella proprietà Eskimo a nord. Quando arrivi lì, cerca di scoprire chi è veramente il gelorango. I geloranghi sono dei bugiardi. Lo sono tutti, anche l'impostore ti mentirà. Aia. Se lo trovi, può darsi che ti dirò forse dove si trova la Zurin. Sì, va bene. Ok, quindi c'è un sus. Cosa sta blaterando il capo dell'isola? Ho l'impressione che non ci stia raccontando la verità. Ma siamo qui per i metalli puri, dobbiamo solo stare attenti. Andiamo a cercare il gelorango da prendere per il metallo. Sì. Mi sa che c'è un sus. Attenzione. Allora, il primo ci aveva rotto. Ci aveva detto niente. Ok. Devo interrogarli tutti, quindi. Sono Frescolo. Il gelorango che cerchi è un bugiardo, non c'è alcun dubbio. Direi che Frigolo o Iglolo ti mentono. Ho capito che tipo di minigioco è. Ok. Com'è che funzionava, cacchio, che non mi ricordo? Perché tutti dicevano quello mente, quello mente, quello dice la verità, quello mente. Allora, io mi scrivo chi mi dice cosa. Frigolo e Iglolo ti mentono. E questo è? Frescolo? Chi è che era? Frescolo. Quindi Frescolo dice che Frigolo e Iglolo mentono. E ok. Il primo non diceva niente. Che era Fioccolo. Fioccolo non dice niente. Cioè, Fioccolo. Da me che vuoi? Nevolo. Sono sei case. Sono Nevolo, hai sentito bene. Sono sicuro che lo sai già. Geloranghi non fanno che mentire. Brinello non mente mai. Brinello. Te lo dico così per dire. Sì. Non ti preoccupare. Lui è Nevolo, eh. Questo chi è? Biancolo. Ascolto cose, conosco gente. Ho sentito dire che tu cerchi un bugiardo. Potrei darti un indizio, ma forse non sarà economico. Ma li mortacci tu, me lo trovo, ma fa cof. Te le 100 rupie. Ma infame.
Arrasto ladro. Frigolo. Allora, frigolo mi era stato detto che mentiva. Me l'ha detto Frescolo. Sono frigolo. Non mi importa se mi crede oppure no, ma sono solo io e Fioccolo, diciamo la verità. Ok. Ok, anche Fioccolo è stato citato. Buoni, perché qua non mi ricordo bene come funzionava. Igrolo. Frescolo mente. Ok, Frescolo era stato già citato. Poi veditela tu. Igrolo c'era. Brigitte Brinello è stato citato. Chi è che manca? Sombrinello, Nevolo mente. Oppure Iglolo. E anche Nevolo è stato citato. Allora, fermi. Perché adesso inizia il coso. Nevolo mente. E se non è lui il bugiardo è Iglolo. E questo che parla? Che non mi ricordo chi era. Fioccolo, Brinello. Questo è il gioco dei sus. Dove lo che faccio? Lo scrivo? Lo devo scrivere da qualche parte? Traccia una linea che colleghi questo posto con la casa del capo dell'isola. Qualcuno ha seppellito qualcosa nel mezzo, ma chi sa se si trova ancora lì? Sì, raga, stanno succedendo troppe cose. Boni. Il capo dell'isola è qua. In mezzo potrebbe essere qua. Come faccio a dire chi è stato? Cioè, come faccio a comunicarlo a tutti? Ho detto basta, non c'entro, sei innocente. Sì, ovviamente tutti rispondono alla stessa maniera. Però, tipo, non mi hanno chiesto i danni. Oh! Ah, buono, first try! Quasi, vabbè, second try! Credevo di essere irriconoscibile. Sei tu, Gelorangolo? Non sembravi, credevo che fossi veramente Iglolo. Non fare stupidaggini, non cercare di opporre resistenza, arrenditi. Stai buona! Se continui a strillare. Alla faccia! Mi fa arrabbiare. E Link, tranquillo lì. Ecco, me l'hai fatto arrabbiare. Guarda com'è messo. Guardalo. Chiedili scusa. Ma che cacchio? Ti mangio! No, non sono buona, sono troppo salata. Sono colorata perché sono piena di conservanti. Coloranti, in teoria. Vabbè, certo che no. Potrei anche cercare di scappare. Ma immagino che sarebbe inutile, ormai sono stato scoperto. In segno di pentimento dimostrò qualcosa di bello. Come si insegna di pentimento? Aspetta lì, non ti muovere. Che è successo? Incredibile, vero? È entrato il Gelorango e ci è scappato. Se non facciamo niente, se ne andrà e basta, non sarebbe giusto. Andiamo a parlare col capo dell'isola e gli fermiamo di cosa. Sì, perché non andare a combatterlo? Assolutamente no, torniamo dal capo dell'isola, così magari gli diamo anche il tempo di fuggire. È un'idea geniale. Questa è proprio un'idea geniale. Grandi, grandissimi. Cioè, no, non può uscire da lì. Ci siamo noi davanti. No, andiamo via. Dai, sentiamo. Adesso lui fa, bruceremo tutta la casa. Ho sentito la storia. Di già. Ce l'hai fatta? Hai spaventato quel Gelorango e hai abbandonato il villaggio. Ah, e allora? La gente può rilassarsi e tornare a vivere in pace. Ma non sei un po' adirato per essere stato trattato in quel modo? Non ti vuoi vendicare di quel Gelorango? Ovvio. In realtà no, ma vabbè. Sì, certo che vogliamo vendicare. Certo, nessuno riesce a resistere a una vendetta. Ma lui cos'è? Malvagio! Apriva la strada che porta alla piana Gran Gelo ad est. I Gelorang si trovano lì. Vai a vendicarti. L'asilino che cerchi dovrebbe essere nel santuario del ghiaccio. Già. Naturalmente.